Ma ciao a tutti con un nuovo bel video leggero e carino da vedere. Oggi parleremo di cartoni e questa è la seconda parte delle copie dei cartoni animati più famosi in giro per il mondo. Ricordatevi sempre che la fama porta anche molte altre cose oltre al successo e in tanti cercano quindi di imitare questo successo. Alcuni riuscendo a ottenere una piccola parte di gloria, altri finendo in top come questa. Se volete capire cosa intendo dire, ricordatevi prima di passare per il canale di gaming e iscrivervi pure lì. E se siete seduti o sdraiati o seduraiati, partiamo! Numero 1. Nel 1979, in una galassia lontana lontana, c'è stato un disturbo nella forza e negli equilibri dei pianeti del Sistema Solare. Per questo motivo, nella Corea del Sud, qualcuno ha subito questi cambiamenti astrali interni, raggiungendo il Nirvana e creando un film che più trash non si poteva, cioè Black Star e Golden Batman. Un film di animazione che ha raggiunto livelli così bassi che nemmeno il punto più profondo del pianeta è così profondo. Parla di un mondo dove esiste un uomo chiaramente vestito da Batman, ma con un colore diverso, che deve combattere un nemico chiamato Black Star. Le differenze dall'originale Batman si potevano vedere nei superpoteri del protagonista. Infatti è più vicino a Superman che l'uomo pipistrello. Penso ci siano delle ispezioni di film su YouTube se date un'occhiata e volete farvi due risate, anche se manca l'italiano. Numero 2. La maggior parte dei film più famosi di solito vengono copiati da altri, ma in questo caso la situazione è diversa ed era diventato un argomento molto discusso dopo l'uscita dell'originale Re Leone. Infatti la Disney era stata accusata di aver copiato un cartone meno famoso chiamato Kimba il Leone Bianco, un anime del 1960 creato da Osamu Tezuka. Le scene sono molto simili, come la famosa scena del dirupo, ma le animazioni ovviamente sono molto molto meglio nel Re Leone. Per questo non si sono posti in tanti molte domande o si sono lamentati. Tanti fan della Disney non potevano però crederci, eppure le prove erano lì. I personaggi specialmente erano molto somiglianti tra loro. Perfino il nome del personaggio principale era lo stesso, tranne ovviamente la lettera iniziale. Voi quale preferite tra i due? Numero 3. Preparatevi a buttarvi acido negli occhi dopo aver visto una cosa del genere. È una scena tratta da Winnie Pooh, una mera imitazione del famoso Winnie the Pooh, e stavolta sono i nostri amici russi ad esserselo inventato, anzi ad averlo copiato. Ho visto alcune clip online e devo dire che ha molta più personalità di Winnie the Pooh, il personaggio principale, ma lo scenario e i disegni in generale sembra siano stati fatti da un bambino di 4 anni. Ed è veramente un fastidio assurdo. Penso di aver perso pure qualche diottria mentre editavo il video. Numero 4. Se siete dei tempi andati o comunque della vecchia scuola degli anime di una volta, sicuramente vi scenderà una lacrimuccia a vedere il grande Mazinga, che faceva passare pomeriggi indimenticabili a molti. Ma tutto vi passerà guardando invece la copia di questo famoso anime. Sì, qualcuno ha provato a copiare Mazinga, ma con scarsi risultati. Eccovi Robot Taekwondo V, una serie che parla di un robot gigante che, secondo Wikipedia, è fortemente ispirato all'originale Mazinga, ma più che ispirato, diciamo proprio che è copiato e incollato. Perfino disegni e animazioni sono uguali. Ma la cosa più sorprendente è che è piaciuto tantissimo nel suo paese di origine, cioè sempre Corea del Sud. Così tanto da far uscire altri sequel. Non pensavano nemmeno i creatori di ricevere tutta questa fama, che ovviamente è sempre rimasta in quella nazione senza mai uscire. In Italia e tanti altri posti nel mondo preferiscono rivedersi 1000 episodi di Mazinga piuttosto. Numero 5. Probabilmente ad alcuni questa serie, Jibber Jabber, era anche piaciuta, ma a quanto pare è stata cancellata per l'incredibile somiglianza con Phineas e Ferb. Non per lo stile di disegno, ma per la storia che parlava di due fratelli che vivevano ogni giorno incredibili avventure con una ragazza che non ho capito se è loro sorella o meno, che cerca di rovinargli la giornata o comunque di sgamarli. Ad alcuni non è andata giù il fatto che somigliasse troppo alla serie di Phineas e Ferb, per questo motivo ha chiuso, ma altri lo ritenevano comunque godibile e la cancellazione è stata abbastanza infondata. Che dite, l'avete mai sentito nominare? Numero 6. Wonder Princess è un'altra incredibile opera dagli amici coreani e stavolta hanno tentato il meglio con Wonder Woman, la famosissima supereroina. Questa è una pellicola d'animazione del 1978, dove abbiamo come protagonista una principessa, curiosamente ha gli stessi poteri del famoso personaggio DC, wow, non l'avrei mai detto.
Non c'è molto da raccontare, semplicemente è una copia in tutto e per tutto, e su YouTube forse potete trovare ancora qualche video, sempre che siate disposti a rinunciare agli organi interni a forza di ridere come matti. Numero 7. Questa volta non ho la minima idea di come pronunciare il nome del cartone, perché è russo, e copia completamente il famosissimo Gravity Falls. La storia del copia e incolla parla di un ragazzo costretto ad andarsene a vivere con suo zio. Lì trova un antico libro con tante informazioni su creature magiche e una foresta strana, piena di misteri. Anche i personaggi sono davvero molto ma molto simili, se non uguali. La differenza però è tanta per quanto riguarda le brutte animazioni, e spesso e volentieri storie senza senso e senza una fine, e senza alcun senso logico. Quasi come se lo avessero scritto di fretta solo per sfruttare la scia dell'originale, che aveva anche vinto molti premi a quei tempi. Con questo concludiamo, vi ricordo come sempre di dare un'occhiata anche alla pagina Instagram del canale e intanto di lasciare un bel mi piacione al video se vi è piaciuto. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.